Emanuela, benvenuta, grazie di essere qui con noi a raccontarsi e a raccontare di una malattia incomprensibile. Sono usciti dei termini, mia zia non capiva all'inizio, non se ne fa una ragione, è disorientata, non ci crede, pensa che tutto possa... Non capisce quello che è intorno, non capisce il tempo, lo spazio, non ti riconosce, è nervosa, tratta male. Tu perché conosci? È mio papà. Mio papà è malato, ha iniziato questo degeneramento cognitivo dal 2000. E è stato lento, graduale all'inizio e poi velocissimo. Nel giro di un anno mio padre ha perso l'orientamento, non sapeva più chi era, non ti riconosceva più. E è diventato una persona inerme, che camminava, mangiava da sola, ma una persona inerme. È stato in casa per un bel po' di tempo, ma ha travolto questa malattia la mia famiglia. Perché come resistere, come reggere, sopravvivere mi verrebbe da dire, al fatto che tuo padre non sappia più chi sei, non ti riconosce? Più che altro è difficile capire che una persona perde, ti guarda ma non ti guarda, ma non ti vede. Ma non perché da un momento all'altro, in questo momento io ti sto guardando, un momento dopo i miei occhi sono persi. Le sue mani non sono più le sue mani, le muove ma non hanno articolazione. Sono mani strane, i malati d'Alzheimer, io ho visto le mani dello zio di Piera, sono le mani di un malato d'Alzheimer. E come sono? Io non lo so spiegare perché io conosco le mani di mio padre e le mani dei malati che ho visto in questo excursus di tempo che ho seguito mio padre. Sono strane, tu hai una mano che sembra una mano, mio padre sembra che ha una mano che non gli appartiene. Che non si riesce a muovere, che non è sua. Quasi non fosse sua, sì. come in questo momento la sua vita, come perché tutto. Perché loro perdono, quando sei un malato neurologico, perdi l'uso delle gambe, l'uso del braccio, non sei più, il tuo cervello non è più collegato a nulla. Io credo di aver sbagliato, perché ho detto, conosciamo lo zio di Piera che un po' ne soffre. Ora non so se si possa, no. Perché quei 5 minuti, avevo visto non questo so, filmato, nei 5 minuti, quei 5 dicevo... minuti di lucidità mi hanno portato a dire che ne soffriva un po'. No, non è, quei 5 minuti di lucidità, il malato di Alzheimer comunque è sempre più o meno lucido, perché non perde totalmente la lucidità, almeno io ho visto mio padre e altre persone, perché loro non hanno la lucidità del presente, ma la lucidità del passato, di ciò che è stato, la hanno. Loro, quello che diceva Piera, bisogna parlarci e ricordare perché aiuta a ricordare chi eri, chi sei, perché oggi non sanno che mio padre non sa che sono la figlia, però se io gli ricordo chi ero, le cose del passato se le ricordano, poi un momento dopo se lo dimentica, però in quel momento lui è presente e poi nel momento in cui si è dimenticato lui è presente nella sua realtà, lui ha una realtà che è diversa dalla realtà che viviamo. Quanto è difficile? È difficile. Reggere, stare dietro a tutto questo, rispettare tutto questo. È difficile perché sei solo. Sei solo e vieni abbandonato. Stavo per chiedere a Piera, però lo chiedo a te, perché lei diceva è la famiglia, siamo io e mio cugino, siamo noi, li stiamo dietro noi. Non ma lo Stato, le istituzioni, strutture, aiuti, allora, supporti? Io innanzitutto penso che anche lei abbia trovato gli stessi problemi che abbiamo trovato noi. È una malattia che non è facile da scoprire, almeno io parlo, nel 2000 non era così facile. Una volta che si è scoperta è difficile trovare delle strutture adeguate che possano aiutarle. I farmaci sono palliativi, rallentano, ma non curano, non è un male curabile, perché una ferita è curabile. La malattia dell'Alzheimer è una malattia devastante, lenta, subdola, non te ne accorgi. Mio padre ha iniziato così, mia mamma le è venuto il sospetto perché mio padre faceva sempre così. Quello è stato il campanello, quello è stata la prima cosa. Un movimento ripetitivo, un qualcosa di inusuale in un momento della vita normale. Ma anche non gestibile, cioè non una gestibile. Cosa che va da sé. Che va da sé, lui non sa che cosa faccio. Fai così? No, io non lo faccio. Il giorno che ha sbagliato il portone di casa era convinto che fosse casa sua, ma mio padre lavorava, mio padre era un militare nella logistica, era una persona precisa, seria. Da solo non si riesce, da soli la famiglia può fare, la famiglia va nella malattia, si sposa questa malattia 24 ore su 24. Come non ammalarsi? Come fa a non ammalarsi? Come non ammalarsi? Io questo purtroppo non sono un medico. Come non ammalarsi? La famiglia, la come, famiglia fa? Come fa? Sposando la malattia a non ammalarsi? Essere aiutati ma da chi conosce la malattia, non può aiutare uno psicologo che cura persone che hanno problemi psicologici, non può un problema di stato d'animo, cioè un medico che sa che cos'è l'Alzheimer.
Perché quali sono i rischi? I rischi sono tanti, troppi. Cioè, io penso anche alla rabbia. Cioè, ti viene voglia a un certo punto di scuotere la persona che hai davanti, dirgli sono io, cioè non è possibile, perché non perdendo le fattezze, no? Umanamente uno dice tu sei tu, io, cioè, io mi arrabbiavo, riconosci. Ma non te ne accorgi che hai lasciato il gas aperto? Esatto, anche. E la reazione è forte quando gli dici guarda che è notte, non puoi urlare, non è vero, è giorno. Papà, guarda che stai uscendo in mutande. Lui, per lui è vestito, loro guardano, mio padre forse per poco tempo ha vissuto questa cosa perché poi è degenerato velocemente perché questa malattia l'ha presa da giovane e si guardava allo specchio ma non si vedeva, cioè guardarsi allo specchio e non riconoscersi, penso sia una cosa devastante. Sì, sia proprio una delle cose più violente, cioè tutto quello che sei stato, che hai vissuto, che hai costruito, evapora, svanisce. Un badante non può aiutare una famiglia, ma non perché il badante non sia in grado di aiutare il malato, il badante ti può cambiare, il malato di Alzheimer lo cambi il suo pannolone perché si fanno tutto sotto. Lui hanno una forza che non so da dove provenga. Quando ti prendono ti possono far male, sono capaci di rompere un termosifone e staccarlo dal muro e dirti dove metto questo termosifone, dove è l'anta di una finestra. Non può stare dentro una casa un malato di Alzheimer. Perché purtroppo hanno dei fisici molto forti, mio padre ha un cuore fortissimo, mio padre è allettato, non parla, non si muove, è un vegetale, viene alimentato da PEG, mio padre se stringe la mano a una persona la stringe con forza, mio padre ha lo sguardo perso nel vuoto, comunica con gli occhi ora, e come lui le persone che sono a stati differenti da papà, magari a stati primordiali, è difficile, non poterli aiutare, non essere in grado di aiutarli, ma non perché non siamo capaci e non vogliamo bene, non amiamo, ma ci deve essere qualcuno che conosce che oggi il malato d'Alzheimer ha capito che è giorno invece è notte, che urla durante la notte, strilla, che ti può mettere le mani addosso, che lascia il fuoco acceso, il gas acceso, può andare a fuoco qualcosa. Io nell'iter della malattia di mio padre sono stata fortunata, spero anche loro. La fortuna è stata incontrare strutture? La fortuna è stata che mio padre è stato ricoverato in una struttura qui a Roma, l'IHG, specifica di questa malattia. Una volta uscito da questa struttura sanitaria ha avuto una broncopolmonite bilaterale. È stato ricoverato in ospedale e buttato fuori dopo 3 giorni che era passata la broncopolmonite bilaterale. Per questa malattia poi funzionano delle strutture post-acuzie. Post-acuzie significa praticamente essere portati dopo che è passata la crisi forte della malattia che ha in quel momento e loro ti tengono in degenza. È stato portato a Villa Grazia e lì ho conosciuto gli angeli, ho conosciuto quegli angeli che conoscono questa malattia, che hanno sposato questa malattia, questi malati e le famiglie di questi malati. E cosa è cambiato? Quanto è cambiato? Tutto è cambiato. Io ho capito la malattia di mio padre e l'ho accettata. Mia madre vive per mio padre e vive per questa malattia. Però l'accettazione di questa malattia secondo me non ci sarà mai. Infatti. Però è difficile accettare ogni malattia. Loro aiutano a portarti alla fine alla morte, perché questa malattia ti porterà alla morte lentamente, ogni giorno perdi un pezzo di te e con te perde un pezzo la famiglia, il dolore e l'angoscia, e loro sono in grado di aiutarti. Negli stadi iniziali ti aiutano a far ricordare al malato, a vivere il passato, ai film degli anni 50, a giocare, a aiutarli a renderli bambini, la gioia nella malattia. In quella clinica io ho trovato la gioia nella malattia, sapere che non sei solo, non sei un appestato e non sei un malato di serie B. Io ho sentito che mio padre era malato, era un allettato, bene, ok, sì, ha la broncopolmonite bilaterale, può attendere. Tu dici, sì, lo so che ci sono persone e malattie peggiori, più devastanti forse, però anche mio padre ha diritto di essere curato. Sì, non si può fare una classifica delle malattie, no. o delle persone malate, e non si può, credo, neanche affidarsi alla fortuna. No, cioè, tu dici spero che siano fortunati come lo siamo stati noi, certi diritti non possono essere, piovere per fortuna. Io una cosa che ho imparato da Villa Grazia, dove papà è ricoverato, io ne parlo sempre e lo promuovo anche su internet questa casa di cura. Sì, tu hai una pagina. Io ho una pagina dedicata a questi malati e ai familiari. Lì dentro io ho trovato una famiglia. La famiglia che ho perso, io non ho famiglia. Io l'ho persa. I parenti ci sono.
però è difficile quando tu ti dedichi 24 ore su 24, non io magari in primis, ma mia mamma, non puoi coltivare i contatti. Loro hanno, non so perché, non so per quale motivo lo facciano, per quale motivo questa clinica esista. Però so che ad oggi servono posti letto, servono assistenza, serve aiuto e serve di non lasciarli soli e serve di aiutarli a ricordare. E lo possono fare solo? Solo chi è capace. Solo quelli competenti. Piera, hai ascoltato? Grazie Emanuela, veramente. Grazie. Davvero grazie.